diciamo che nel primo tempo la Cavese ci ha messo in difficoltà, diciamo chiaramente, però siamo stati bravi a soffrire, a trovare il gol. Qualcosa è cambiato nel secondo tempo tatticamente, perché loro avevano la superiorità numerica al centrocampo, poi anche nel secondo tempo abbiamo visto una grande partita, abbiamo evitato di vincere. Però voglio fare i complimenti alla Carisma, soprattutto voglio fare i complimenti a questo grandissimo gruppo che il presidente insieme al direttore hanno costruito. Stiamo facendo qualcosa di importante, però deve essere soltanto la base per il futuro, per il 2021. Però in questo momento dobbiamo ringraziare soprattutto alla società per quello che ci ha messo a disposizione. Ci siamo un centrocampista in più, eravamo pure a corto di centrocampista, perché noi non ci lamentiamo mai né degli arbitri né mai delle assenze. Ho rischiato un po' all'inizio, però sì, perché era una partita che volevamo vincere a tutti i costi, mancando Romano, perdevamo pure qualcosa in fase offensiva, quindi ho pensato di schierare due punti e il trequartista, perché in alcuni momenti lo assorbiamo bene, però loro di contro hanno messo De Rosa dietro le due punte, che lì ci ha messo in difficoltà, perché se giocavo con tre punti non c'era, io sapevo che giocavo con tre punti, quindi mentre invece con De Rosa, che è un mio figlioccio, ha giocato dietro le punte, veramente ci ha dato fastidio, nonostante l'età, ma io dico che l'età conta relativamente, l'importante è che stai bene con la testa. Adesso la vita dell'atleta si è allungata, se è un professionista serio e si allena e ha la passione, io penso che l'età conta poco. È una sconfitta che ci fa male, abbiamo pagato oltre misura due errori difensivi, uno su un cambio gioco dove potevamo fare meglio, un altro su una punizione laterale. La cosa magari che dovevamo fare meglio era non disunirci dopo il primo gol loro. Ci siamo un po' disuniti, ci siamo innervositi, ma credo questo sia figlio di una situazione di classifica che ci vede così in una condizione di non poter quasi mai sbagliare. Poi dopo invece il secondo tempo la squadra poi ha ripreso di nuovo, ha macinato il gioco, noi siamo partiti benissimo, abbiamo avuto delle occasioni buone, 3-4 occasioni per andare in vantaggio. Ecco, poi subito il gol ci siamo un attimino disuniti e questo non deve succedere, però c'è tanta rabbia perché oggi volevamo fare il risultato anche pieno, però se non ci siamo riusciti vuol dire che al momento non siamo all'altezza di vincere questo tipo di partite. La sconfitta dà un fastidio incredibile, cioè oggi è veramente una giornata nera, sono veramente così amareggiato, perché ci tenevo insieme ai miei giocatori a fare una grande partita e a vincerla anche. La ripresa è stata sterile, è stata una ripresa di gran possesso palla, poi dopo probabilmente secondo gol loro ci ha tagliato le gambe, noi siamo stati lì, abbiamo buttato un sacco di palloni in mezzo, però non siamo riusciti ad accorciare, quindi insomma rimane così il rammarico di non essere stati capaci di fare quello che volevamo.